Se vi state chiedendo che fine ha fatto Gabriele Rossi dopo essere arrivato secondo alla prima edizione del Grande Fratello VIP, sappiate che il 28enne originario di Alatri non è solito rilasciare interviste o finire sui giornali per scoop o presunti tali, ma si limita ogni tanto a pubblicare qualche scatto su Instagram. E le fan dell'attore ballerino non possono che esserne felici, considerando che spesso si mostra in costume e sfoggia addominali scolpiti e sorrisi smaglianti. Nell'ultimo post però ha sfoggiato anche quella che sembra a tutti gli effetti una fede. L'anello all'anulare sinistro è in primo piano e ha immediatamente catturato l'attenzione degli utenti, tanto da generare una valanga di commenti curiosi in merito alla novità. Gabriele Rossi però è rimasto anche in questo caso sul vago e ha risposto a qualcuno che no, non si è sposato, anche se ha aggiunto faccette sorridenti e messaggi sibillini. A supporto di questa tesi anche una intervista di un anno fa rilasciata al settimanale Intimità, in cui Rossi aveva dichiarato con convinzione: «Per scelta non mi sposerò, non mi piace l'idea, per ora sono single e sto bene così». Detto ciò, è pur vero che quando l'amore arriva ne veniamo travolti e i punti fermi crollano. Sarà successo anche all'attore. Per adesso l'unica certezza su che fine abbia fatto Gabriele Rossi arriva dal suo curriculum. Secondo quanto comunicato via Facebook, infatti, sappiamo che si è laureato a pieni voti. Le fan che lo seguono da anni però continuano a chiedere davvero di far luce sulla fede al dito.